C'è grande attesa per la telefonata tra Draghi e Putin, intanto la speranza è arrivata ieri da Istanbul, dove i colloqui tra russi e ucraini sembrano aver aperto per la prima volta qualche spiraglio, ma anche l'orrore continua, come dimostra la strage di Mykolaiv, dove è stato sventrato il palazzo del governatore Vitaly Kim, il politico più popolare del paese, dopo il presidente Zelensky. Non tira aria di tregua nel governo italiano, se si mettono in discussione gli impegni assunti viene meno il patto che tiene in piedi la maggioranza. Così Mario Draghi, dopo l'incontro con Giuseppe Conte, contrario all'aumento delle spese per la difesa, finito così male che il premier ha ritenuto necessario salire al Quirinale e riferire a caldo a Sergio Mattarella quanto a rischio sia il destino del governo in un momento tragico per l'intero Occidente. Aumentano di circa 1000 unità al giorno i numeri degli ucraini presenti in Lombardia. L'unità di crisi regionale attivata su decreto della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile è emerso che ieri sono stati registrati 25.916 rifugiati presenti in tutta la regione. Tra gli aspetti più delicati c'è quello dei minori non accompagnati. Sono 86 a livello lombardo, di cui 18 nella città di Milano. I comuni di Vigevano non sconta la retta di mense ed asili per gli 8 bimbi profughi ucraini arrivati in città. E allora, per non fare tirare fuori i soldi ai genitori di questi piccoli, ci pensa il coordinamento volontariato Vigevano a garantire la spesa, ma scoppia la polemica politica. Nel giro di una settimana arriverà una proposta unica europea relativa alla somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid a partire dai più anziani. Lo riferisce il ministro Roberto Speranza al termine del Consiglio dei Ministri della Sanità che si è svolto ieri a Bruxelles. Risale intanto la curva dei ricoveri pediatrici per Covid nella settimana 22-29 marzo, registrando un aumento del 23%, riferisce la Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere. Nella rilevazione del 22 marzo la curva era scesa del 6%, mentre nel report del 15 marzo era cresciuta del 48%. Uomo di 43 anni, Davide Fontana, è stato fermato e confessato di aver ucciso Carol Maltesi, 26 anni, attrice hard, con il nome di Charlotte Angie, il cui corpo era stato ritrovato il 20 marzo in una scarpata a Paline di Borno, tra la provincia di Brescia e quella di Bergamo, tenuto in un congelatore, sezionato in almeno una decina di pezzi e chiuso in 4 sacchi neri. Sono 15 ragazzi, tutti poco più che ventenni, arrestati dai carabinieri di Gardone d'Altrompi e Gussago, nel Bresciano, per alcuni episodi di furti e rapine nei confronti di minorenni e ventenni. I membri della cosiddetta Gang 88 sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la persona e patrimonio, in particolare lesioni, furti e rapine. Indagato per corruzione il senatore Paolo Romani, ex nome di spicco di Forza Italia per circa 30 anni, oggi in Cambiamo. Romani è finito un decreto di perquisizione disposto dal PM Paolo Mandurino nell'inchiesta sul crack della società di lavoro interinale MathWork. In Lombardia le aree segnalate per caporalato sono 21, 4 di queste si trovano in provincia di Pavia, territorio in cui si registra la più alta concentrazione nel Mantovano, nelle coltivazioni di meloni, ma anche in provincia di Bergamo. Le nostre zone sono Casteggio, Santa Maria della Versa, Montù, Beccaria e Rovescara. Calcio ancora sotto shock per la mancata qualificazione ai mondiali. La nazionale di Roberto Mancini ha vinto per 3-2 a Konya con la Turchia, la più inutile e amara delle sue partite, il tutto grazie a una doppietta di Raspadori e al gol di Cristante. Pronto meteo per mercoledì 30 marzo, in prevalenza molto nuvoloso coperto, qualche timida schiarita sarà possibile del pomeriggio su Alpi e Prealpi occidentali. Tutte le notizie aggiornate con Arparon prontometeo.it. Queste invece tutte le notizie che potrete trovare con approfondimenti sui nostri siti pavia1tv.it, itinerarinews.it, lombardialive24.it, oltre alle nostre pagine social. Editore e agenzia Creativamente. Informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.